Terranova Sappo Minolio e la sua frazione di Scroforio, in provincia di Reggio Calabria, vanta antiche e nobili origini, essendo stata contea, ducato e città nel 500 per il numero elevato degli abitanti e la vastità del suo territorio. Oggi è un piccolo e caratteristico borgo rurale e collinare con poco più di 500 abitanti e con il sindaco tra i più giovani d'Italia. Terranova conserva numerose opere d'arte presso le sue chiese, bassorilievi, sculture, pitture. Importante è l'antica scultura lignea del Santissimo Crocifisso presso l'omonimo santuario, che attira in maggio migliaia di pellegrini e che ha permesso a Terranova di ottenere il titolo di città con decreto del Presidente della Repubblica del 28 luglio 2005. Dal 2008 Terranova è anche città dei sapori, grazie al recente progetto di valorizzazione della coltivazione delle tradizionali prugne di Terranova o pruna di Frati, che fa ben sperare in un incremento di tale produzione alla luce del crescente successo di questo straordinario prodotto e dei suoi derivati, confettura extra e prugne secche, tutti a marchio Deco, denominazione comunale di origine. Il nostro viaggio col Gusti in Italy approda in Calabria, nella Piana di Gioia. Siamo a Terranova Sappo Minulio. Quest'area della Piana di Gioia è famosa soprattutto per due elementi. Uno a carattere religioso, ovvero la chiesa del Crocifisso Miracoloso, e l'altro invece è un frutto straordinario. Si chiamano pruna di Frati, è una prugna molto particolare, unica nel suo genere, che ha consentito a questa giovane amministrazione, anche molto determinata, di porre le basi per un buon marketing del territorio. Insieme a noi il sindaco Salvatore Foti. Quanto è stato importante, sindaco, individuare in questo frutto uno degli strumenti di sviluppo del territorio? E allora, diciamo che questo frutto qui nel territorio è stato sempre presente, almeno dal 1500 in avanti si era a conoscenza, però fino ad oggi non era stato valorizzato. Noi, grazie ad un progetto che ci ha resi protagonisti insieme ai nostri compartecipanti, che sono la cooperativa e altri enti pubblici, come l'Università di Reggio Calabria, il Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria, siamo riusciti a trovare quel qualcosa in più in questo nostro prodotto tipico, che è riuscito a fare sì marketing, ma oltre al marketing ha dato anche delle soddisfazioni vista l'elevata qualità del prodotto stesso. Infatti ormai Terranova non viene più solo identificata come la città del Santissimo Crocifisso, che, come diceva prima, è l'elemento che caratterizza Terranova e tutti i terranovesi, questa effigie miracolosa, ma oggi viene anche identificata o appellata come Terranova, il paese delle prugne e dei frati. Si trovano in nessun altro posto. È un frutto dolcissimo e la raccolta che va fatta con la massima attenzione, perché è molto molto delicato.